Buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria Live al Monk, alla co-conduzione c'è cioè Stefano Rapone, ma soprattutto l'ospite di questa puntata è Daniele Fabri, applauso! Yeah. Scusa, che, che numero di puntata è? 111 111 111 il numero come, come della la... bestia diviso 6 ah. se non sbaglio credo di sì se, se, giusto sì 111 per 6 farà 666 il, il primo album di Tiziano Ferro sì si chiamava... Madonna Pedia, non la sapevo so cosa. solo questa cosa perché mi lui pesava 111 kg. Ah, so solo pazzesco. questo che in passato Tiziano Ferro era grasso, sì, so è solo vero, questo di lui, è vero. 111 kg, 11 però poi era specificato nel retro copertina di cui 80 de cazzo ed era <ride> in realtà era solo un grevone totale. E pesavo 111 kg tutti de cazzo. Sai, ho molta paura di quando tu farai il tuo primo album a questo no. punto, se le tue idee sono queste la copertina <ride> ci, la ci sarà a uh, 111 kg essendo... di cui 80 solo de palle, si eh, capito cioè essendo di latina comunque. Sì, 80 kg di palle perché lui già sapeva cosa c'era dentro il disco. Comunque, esatto. no? ma, comunque no, Tiziano no. Ferro è un amico, è un Tiziano Ferro venire, scopato quando? Tiziano Ferro scopato nel 2004 a Palma di Mallorca. Okay. E, tra l'altro io non sapevo fosse omosessuale all'epoca, quindi pensavo di averlo conquistato. Ma ah, guarda, ho convertito... Sei uno. stato tu a convertirlo. Esatto. E, dovrebbe venire, tra l'altro scherziamo, ma a, mi sa ad aprile. A fare tintoria, quindi insomma, lo aspettiamo con fiducia ad aprile eh, ad aprile, eh, giustamente Madonna. Oggi, oggi sei in gran forma. <ride> On fire, On da fire. Allora, Daniele, io comincerei la puntata chiedendoti di parlarmi della tua liguria. La mia Liguria, <ride> qui ho le mie radici Fa troppo ridere la Canalis che dice la mia Liguria e tu, Tutti, tutte te le dicevano, ma perché la sua Liguria? Ma che cazzo, ma io... poi si è scoperto perché cioè... Allora io ho letto il giorno dopo eh. le spiegazioni di qualcuno della regione Liguria, non ricordo E dice, a noi ci sembrava una cosa buona da testimone una persona che ha un rapporto speciale con la nostra regione, sì. ma poi non ha dato dettagli su qual era questo rapporto speciale. Tipo ci, ci va al mare. Io l'unica cosa che ho pensato è che potrebbe negli anni aver preso tantissime multe, sì. quindi, de base ha finanziato parecchio, sai, sì. tramite le multe, la regione le autostrade. E quindi in questo modo È un partner sì, Elisabetta Canale, È uno sponsor Della sì. regione Liguria cioè, Non mi è venuto in mente Un altro Compra i Ma... trucchi in Liguria Cioè non lo so Però, non scusa, non... Lei era velina Giusto Lei era velina Certo Quindi Antonio Ricci Ligure Ah, quindi, ah, perché Antonio Ricci è, è Antonio Ricci è Ligure? Sì, Antonio Ricci, che tra l'altro viene a fare tintoria tra due settimane, con Gabibbo, eh, Tu sei perché... sicuro che Antonio Ricci è Ligure? Beh, sì, Gabibbo una... parla, parla genovese perché dicendo, è il cioè, Ricci sindaco è di Genova. Sì. E que... Quindi, forse è quello l'unico collegamento. Forse il legame speciale della Canali sarà, non è con la Liguria, ma col Gabibbo. Gabibbo, Noi sappiamo cosa è il Gabibbo, il mio Gabibbo, esatto. come Elisabetta? E quindi per estensione, tutta la regione. Però pensa che bello della mia Ligura la faceva il Gabibbo. La mia, la ligura. mia ligura, stupendo! Per, Anche per lui anni. da New Plot York, twist, pubblicità, di, pubblicità del Gabibbo sulla Rai a Sanremo, bellissimo! Poi ricordiamo appunto Elisabetta Canes, fatta da New York, dove parla della mia Liguria, dove secondo me va al mare, come se io faccio la mia Maremma, e, giustamente i Maremmani. Si sì. chiederebbero come mai. Ma forse perché mette i like alle foto dell'ente turismo Liguria. Però i like della canalisia comunque, comunque a livello dei ranking certo, spingue. Certo, l'algoritmo sfrigola quando la Canalis ti mette like. L'algoritmo si eccita con la canalis. Se eh, senti, invece, un'altra cosa che è successa in questo Festival di Sanremo è che ti ha fatto subito pentire di esserti riscritto a Facebook. <ride> Perché tu sei stato un sacco di tempo senza Facebook, dicendo, oh, perché quello mi avvelena la vita, mi... troppe polemiche si generano su Facebook. Poi hai visto la canzone di Checco Zalone e hai detto, oh, mo faccio un bel post e a lei sono ripartite le polemiche. Che bello, tre anni senza Facebook <ride> e non mi hanno insegnato un <ride> niente, cazzo, un cazzo. Di niente. Alla, alla prima cosa di Checco Zalone, ah... Però giustamente, tra l'altro, hai fatto un commento molto, molto secondo me pertinente. A parte che la cosa in realtà che mi ha divertito di più è che, non tanto come è andato su Facebook, quanto come è andato su Instagram. Perché su Instagram io adesso sto in shadow ban, lo sai che è lo shadow ban, no? Sì, ne volevo parlare perché infatti io non ti ho mai taggato nelle storie qua perché dicevo mo taggo Fabri e non ti trovavo. No, Spie per... spiegavo cos'è lo shadow ban. Perché se allora lo shadow ban è quando l'algoritmo praticamente ha deciso che tu fai hai fatto qualcosa di brutto. E quindi non è che ti cancella non è l'account, eccetera, però praticamente, impedisce agli altri di trovarti. Quindi se cerchi, non mi trovi, se vuoi taggarmi, è molto, molto difficile. Sì. È, una, è una versione passiva-aggressiva de, del ban. Del ban, lo, lo shadow ban, anche, da non confondere anche io con l'autoban, che io è quello che Sì, il shadow ban, lo sai. Sì, tu sì. sei ancora in Shadow Band? No? no, non lo so, mica mi arriva che... un, uh, è... un messaggio quando esce. No, zero. No. È vero che è una cosa molto sovietica: sì. cioè, che a un certo punto sparisci da Instagram e poi riappari. Infatti, io quando ti taggo tu mi, app mi appari per ultimo tra i nomi da scegliere. Cioè, se scrivo grandi rapporti, cioè, che comunque, dico, ma chi sta ormai a taggare Instagram? Quello che taggo sì. dieci volte a settimana. Oppure Irene Grandi Secondo te chi, chi sto per taggare Cos'è più probabile La prossima puntata al posto mio Irene Grandi Madonna, sare, sarebbe, sarebbe, sarebbe E voglio sarebbe tornare ospite <ride> per cortesia Sarebbe, sarebbe, sarebbe un sogno ah, Quindi praticamente è successo che Sono andato in perché. E non sai la, perché No lo so perché durante la giornata della, della, della memoria Ecco qua ho, no, Io ho messo Ho messo un estratto Del, del piccolo Führer Del ah, libro è certo, mio sì. Con la copertina Sì e tra l'altro dalla copertina avevo levato tutti i le riferimenti, cioè sulla copertina c'è stata tipo una svastica pucciosa. Sì. Cancellate tutte le cose, però evidentemente comunque l'algoritmo ha rosicato, ma... Ma ha letto Führer, ban. ha detto... Non lo so. Oggi no. Può darsi. Oggi Führer non si può scrivere. Fatto sta che eh, sto in Shadowbank quindi da una settimana eh. circa, e con sto posto di Checo Zaloni ho fatto 450 follower in più. Quindi l'algoritmo Mi sta odiando a bestia Perché nonostante Cerca di oscurarmi Io ho preso 400 follower In un giorno Questo post E quindi adesso Mi odiano anche là Zuckerberg Da ste parti Non ti avevo mai calcolato Proprio mm. eh. Il tuo shadow Non ci molla un cazzo Non Zuckerberg. spegnerà La nostra sede di follower Ma e... quindi tu veramente Vuoi parlare di quella cosa? No però No la cosa che Perché l'ho visto poco fa Io perché non l'avevo visto in diretta Me lo sono andato a rivedere No la cosa che è scritto Giusta È che lui Cioè La, la cosa per cui funziona è perché lui fa mega ridere, ne parlavo prima con lui, sì, sì. comunque è un pezzo della madonna con Amadeus che legge e lui che canta in rima, in calab cioè è un super pezzo, no, ma... solo che è proprio vecchio Ma infatti è, cioè, è che lui come performer è proprio bravo sì. e il problema è che quel, cioè, quando comunque tu ti metti a fare quelle cose in televisione, cioè ti metti a parlare di argomenti troppo troppo sensibili in tv, le cose fighe che si potrebbero dire in tv non le puoi dire per Far ridere devi comunque appellarti alle cose base, ai luoghi comuni, eccetera. E col fatto che lui è un performer molto molto bravo e su questo ne si può di niente. Eh, poi si crea quel cortocircuito per cui effettivamente il pezzo è divertente, cioè a me piace guardarlo, mi dà gusto. Però quello che sta dicendo è: Oddio, perché non devi dire queste cose. Infatti, le altre, gli altri pezzi, cioè la parodia, quella dei trapper, poco ricco, eccetera. Sì. È lo stesso schema con comunque dei meccanismi divertenti. Però su dei temi che, se i virologi si incazzano non fanno due fatiche, cioè sì. chi se ne frega. Sì, sì. E quella è la rosicata, perché poi quando i comici bravi riescono a fare cose divertenti e nonostante tutto... è un peccato, è un grosso sì, peccato. Sì, è vero, però è troppo vecchio ma un bel pezzo, a dire di vecchio. Questo, quando lo bravo, scrivi però, esatto. quando ma lo fatti, scrivi... Cioè, io pezzo. Io dico, se fai quel pezzo così com'è... In un paese dove, magari capito, il presidente della repubblica è una persona trans, quella roba, oltre a essere innocua dal punto di vista sociale, fa ultra ridere. Ah, quindi dici: non è un pezzo vecchio, è un pezzo troppo nel futuro. Cioè, se, se fosse <ride> se l'avesse fatto in Svezia nel 2070 no. sarebbe stato sciallissimo E in realtà è che se l'avesse fatto in Svezia nel 2070 faceva super ridere perché era ultra era... vecchio, sì. Cioè. Sì, è come sì, quando sì. vedi Mr. Bean che non usare usava spazzolino elettrico perché sta fuori dal tempo. Grande. Tra l'altro Mr. Bean che dovrebbe venire a tintoria, se non sbaglio, a maggio. Io ogni, ogni volta che tu dici questa cosa, io penso sempre che tu dici che Mr. Bean, tra l'altro, scopato allora, sai perché... Alle ho, ho, e quindi non ho capito se tu ogni volta che invidi qualcuno a tintoria è perché l'hai scopato in precedenza. Infa, no, vuol dire che oh, di solito alla terza volta che vengono a tintoria poi ci faccio sesso. Tra l'altro se non sbaglio, ding 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 è la terza volta via. A hai vinto oggi. un giro sulla giostra, Però posso un dire, giro rapidissimo. Non ti preoccupare, posso dire una cosa: sono tre volte che vengo a Tintoria. Io ancora non ti ho mai messo l'autografo sul coso di Tintoria e non succederà neanche non stasera. Neanche Quindi probabilmente sera. non sono valide queste partecipazioni a Tintoria. Vediamo, vediamo perché comunque se non sono io, Rabone, poi ti tocca. Ma, Ma Rabone, è già fatto, eh, no, tra l'altro. Il poster di Tintoria che ricordiamo costa come organizzare due festival di Sanremo. <ride> eh, è stato, Questo. è ingiusto giustamente ostaggio. carcerato a Zalib eh? quindi è ostaggio della polizia Davvero? municipale sì. no sì. Sì, 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 è in è in shadow, è in shadow, ban, è in per shadow lui. ban il poster di tintoria sì. quindi che se peccato. volete entrare da Zalib che credo che riaprirà tra poco e rubare una cosa di valore no, non lo fate poracci non, 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 non entrerà a Zalib per il poster di tintoria che costa come 300 Audi nuove senti ma invece te la faccio io una domanda di Drusilla F.R. che dici? scopata nel 2008 <ride> Chiaramente era nella mia commissione della maturità. Ha detto: Mamma mia, oh, hai portato una tesi sul calcolo e probabilità totale. Daniele, pure ritirato i dati e è andata così. Io dicevo: ti io sei dicevo sei no, giocato, no, no, no. Eh, ma... Sei giocato l'aneddoto del disco di Tiziano Ferro, ma lo sai? Il 111 <ride> in realtà solo il cazzo. è lì: <ride> Sbada bam, Sbada bam. Allora eh, non, non ne penso niente perché non ho visto il suo monologo. Quindi, ma aspetta, premessa, ma il festival lo stai guardando? Sì, o? no, ho visto la prima sera, poi un po' di spezzoni, poi ieri altri spezzoni ah, e stasera okay. mi la finale Ok, quindi della serata cover non ne parleremo sta in questione. Volevi parlare della serata cover? Ne no, possiamo parlare. però era per dire ieri ho visto un po' di serata cover, però mi, mi ero ubriacato io. per sbaglio ieri, quindi non mi ricordo niente Tu hai che hai visto? No, io stavo a fare altro, cioè stavo a scrivere, però niente, vedevo eh, le che cose hai, Che hai visto? Quello che c'era, ma non mi ricordo quasi niente, però... <ride> Però, però l'ho eh, cioè, vedevo delle, delle ah, immagini io... Vedevi che stava succedendo Sanremo Ieri che ci stava? Allora, no, io mi sa che, guarda, ti dico Ho cosa mi ricordo Ho visto Giovanotti ieri Ah, grande, sì, Giovanotti, un amico di tintoria. quindi. Giovanotti che ha fatto, la... ha fatto il medley con Gianni Morandi, ma soprattutto ha fatto a un certo punto la fiorellata. Cioè, si è messo vicino ad Amadeus, ha fatto tutto il pezzo, sì. eccetera. Sì. Ha recitato una poesia come in quarta elementare, come è giusto che sia. E poi ha. E intanto Amadeus doveva disegnare dietro che cosa rappresenta il festival per lui. Ma perché? Ma che è quella cosa? Non lo so. Io ho soltanto pensato ad Amadeus che disegnava una serie di cazzetti. Sì. Intanto sì. che gli veniva l'idea, stava lì. Sì. Sì. Faceva. Agab, Agab. Sì. <ride> dire, que, que, quel disegno so, l'hai se visto il disegno dei, dei, eh, no madre? me l'ha descritto la mia ragazza che era un sole a forma di cuore sì con dei raggi che sembravano tipo dei peli cioè tu lo girai che <ride> sembrava, sembrava uno scroto rivoltato sì, <ride> e, e poi tutti i omini ma tipo stilizzati cose. cioè io penso se quello lo fai analizzare okay, la, il la, festival la, um... delle canzoni e dell'amicizia. Ah, ah, Amadeus, età cerebrale 12. Però, però, però brava persona. No, Amadeus. Amadeus brava persona e ricordiamo anche miglior pubblico possibile per uno spettacolo comico, è un pubblico composto da soli Amadeus. Sì. Perché lui qualsiasi sì. cosa dici anche se devo dire, Amadeus durante queste serate ha millantato ogni tanto delle standing ovation per il Fanta Sanremo. È... Sì, donna comunque, me, il Fantasarremo a me me l'hanno totalmente rovinato. Cioè io... Adesso che non è più una cosa oscura, ma che è più importante l'elezione no, cioè, del Presidente della Repubblica. Una delle cose belle era che era tipo clandestino, che lo sì. sapevano pochi sì. cantanti che facevano quelle cose là c'era il conduttore che non capiva che succedeva. Invece adesso tipo, gli chiedono il permesso, senti mi fai fai, punti da Sanremo, grazie sì. all'orchestra. vabbè, così, così non vale. Ma che sì, poi no? cioè, io, tipo, io non, non, non lo faccio, non lo quindi ci cioè, stanno questi che si divertono, io sto così, quindi un po', po rusico. <ride> tu, tu, tu e mia madre praticamente c'è la stessa reazione. Eh, quindi, capito? Perché che sei? Perché? Ma che Perché vuol stanno? dire però papalina? Però è geniale aver fatto il fantasma? No, cioè, che... no ma era figo tipo quando, uh, In passato c'era che so, la Jalapas Diceva vai là e di sta cosa E quindi era divertente Tu seguivi la Jalapas Che comunque erano divertenti E facevano fare delle cose agli amici loro Tipo Elio, questi qua Oppure qualcuno che, lo fa... cioè, che si prestava al gioco Era una cosa tra di noi Invece adesso è diventata una cosa di tutti E, e quindi io che non sono vabbè, ma quindi tutti. tu stai dire che ti senti escluso, questa Sì, è la verità. Però pure manco mi pare farlo, perché di vabbè, però lo potevi fare perché ieri c'era la tua Fiorella Mannoia e quindi le potevi dire Fiorella, Fiorella po poi potevi farti fare un sacco di punti, Fiorella. Fiorella dall'altro Fi Fiorella eh... non ti permettere. <ride> <ride> mi ha dato il palo. No, ma, ma sai perché malta. non faccio più la battuta scopata nella che è una, Lo spiego una, cioè facevo questa cazzata che ogni volta nominavo una donna che con cui era impossibile avessi fatto, fatto sesso, dicevo che ci ho fatto sesso. Esilarante proprio, livello alto di comicità. Un po' sessista. Eh, Sali. No, però capito, cioè tipo Kamala Harris scopata nel 2005, Farite, non è mai successo, però mi faceva ridere. Fatto un tweet faceva quando... ridere tanto anche a me, eh, faceva sì, 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 tantissimo. Però visto che il problema è che a me, quando le cose mi fanno ridere, poi cioè, le, le dico nella vita, cioè in generale, se parlo alle persone, se una cosa mi fa ridere, la dico. Stavo all'aquila quest'estate e non mi ricordo come con degli amici del liceo, delle amiche del liceo, persone che stimo, eh, da, da cui vorrei essere stimato, stavo parlando, mi sa, di Licia Colò e io ho detto. <ride> tra l'altro scopata nel 2011 e, e loro sono rimasti a dire ma che cazzo, che cazzo dici? dici e io proprio col cuore spezzato perché dice, no ma è una battuta perché poi là non è che puoi dire no ma è una cosa che dico eh. esatto ti danno una pizza e devi andare a niente e quindi ho smesso perché, perché effettivamente non fa ridere sempre è umiliante è umiliante per me se lo faccio con i maschi fa più ridere. Con con ridere sì però eh, però purtroppo io sono eterosessuale, quindi no, c'è questo che fa ridere. E ci tengo molto a sottolinearlo. E quindi, 111 quella, di eterosessualità: quella cosa succede perché tu, a differenza di Checo Zalone, non interpreti un personaggio quando fai comicità, ma sei ma me, stesso. Porto me stesso. porto me stesso. Comunque, so, guarda, questo ecco. dibattito su no, ma lui è un personaggio che c'entra? Si è avvitato su una roba che non c'entra veramente niente. Perché tanto. Non, cioè non vale niente che lui è un personaggio in quel caso. Cioè, la gente quando lo guarda prova dei sentimenti positivi per quello che sta a vedere. Non è che poi fanno: ah no, però aspetta, lui è un personaggio. Quindi, se lui ha detto questa cosa che penso anch'io, in realtà io non la dovrei pensare. Cioè, le cose sono molto più immediate, sì. come è giusto che sia. Quindi, poi, tra l'altro, io sono stato. Quel post è stato inondato di messaggi di colleghi comici o gente molto appassionata di comicità. Che mi hanno riempito di. No, ma perché scusa? Ma Monicelli quando ha fatto. io, Oh, è eh, Madonna! Perché poi non, non infatti, è bello parlare di comicità. Ma infatti, ma, ma come te va? Nel ma senso. infatti non me va, infatti non ho risposto praticamente a nessuno eh. e non so perché ho ritirato fuori questa cosa adesso. No, ma mi chiedo, ma. Parliamo pure, di dicia No, scusa. A me la cosa me faceva. Cioè che ogni cosa. Cioè, tipo, su Sanremo ogni cosa è una polemica. No? Mo... Vabbè, cioè, quello secondo un... me è proprio il bello di Sanremo. Cioè, sicuramente non sono le canzoni il bello di Sanremo, eh, no, non sì, quest'anno sì. almeno. Però io mi, mi chiedo ma non è che stiamo a diventare un, un popolo di gente che eh, ormai si triggera per qualunque cosa, parte come gag perché è Sanremo, però in realtà, guarda, c'è cioè, qualunque cosa. Ti posso dire una cosa, a me, sinceramente, piace di più, fa, ragionando per estremi, un paese dove la gente. Si triggera su qualsiasi cosa piuttosto che un paese dove non si può parlare di niente e ah, non certo. ci sono i mezzi per parlare. È che poi le, per, cioè, le persone che soffrono veramente sono quelli che magari un argomento gli interessa sul serio e le vorrebbero parlare bene e non ci riesci perché fondamentalmente cioè, i social sicuramente non sono un posto per dibattere, sono un posto per piazza schiaffi. E quindi poi quando ci stanno le, degli, delle discussioni che tu ritieni interessanti, di sicuro lì non ci riesci a farle. Quindi poi. È più difficile ancora perché vedi, tutta gente che si dimena su un argomento su cui tu vorresti dire Ehi, Bob, ve lo spiego io! E invece non ci riesci, questo è molto frustrante. Sì, 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 però, sì. no, no, però cioè, sembra che è pure così che alla fine sì, è vero che forse i suoi social che, so, che ormai I, i social, favoriscono no. sta cosa, però a me quello che mi spaventa non è che sono tanto i social, che, che i social siano concepiti in modo tale che. La gente litighi ormai è acclarato. A me quello che preoccupa tantissimo è che cioè, secondo me c'è un, una grossa possibilità che poi la modalità che uno usa sui social diventa la sua modalità e quindi lo fa pure nella vita eh, di tutti i giorni. Cioè, Quella è terribile, però lì il metodo lì ciacolò funziona: cioè vi uno, gli dai due pizze e di oh. Ma infatti, che torna poi le in te, amico. No, che a me la cosa che mi ha stupito: è che c'è stata la, la cosa di Achille Lauro che si è fatto il battesimo da solo e fa chissà che dirà l'osservatore romano. L'osservatore romano, fatta bene. Fatto Ma infatti, l'osservatore romano cosa. non gli frega niente, sono tipo Adinolfi e questi qua. Che però non è che è l'osservatore romano. Eh, appunto però cioè, mi fa strano che l'osservatore romano, quindi il Vaticano vede una scena così e eh, gli frega niente. Invece, noi vediamo noi, noi bolla così, vediamo una cosa che non ci va. Ah, è il festival dell'omofobia, quando in realtà tipo, è tipo il festival più gay de de della storia, probabilmente, no. Cioè, in sì. senso positivo, ovviamente. Sì. <ride> cioè, che, che in che senso il festival è il più gay della storia? E che in, se, in che senso positivo e in che senso? Che è positivo? <ride> no, no, ci sia... però, cioè, perché ci, ci sono tanti... No, questa è una domanda... Cioè, ci sono tanti omosessuali... No, però fai, tutte cioè. cose gay friendly, cioè... Sì. Pure e... troppo, adesso stanno eh, facendo... Quel... <ride> sa, no, nel senso... Stanno facendo un sacco di gay oh. washing, cioè... Dice, guarda quanto siamo gay, cioè, nel senso... Guarda, tutti, guarda come ci vestiamo tutti quanti. Siamo etero, siamo... siamo etero, ma, siamo, esatto. ma ci baciamo. Oddio. Guarda quanto siamo poco Sono patriarcali, È scritto così, esatto. Eppure abbiamo capito, bacia cioè, nel senso. Eh. Ma, un sacco eh, di gay cioè, non, non, cioè, è chiaro che dopo, dopo secoli di eccesso uno deve fare eccesso in altro modo sì. quindi poi si alzate sfuggete mano e eh, vabbè ma è tutto un grosso carnevale Sanremo quindi va pure bene così tra l'altro mi faceva notare eh, Willy Pelliotte che intanto Willy Pegliote, un, un amico un... William grande, Willi, grande, grande William, William, <ride> <ride> William no, che questo in realtà è il per i maschi è più che altro il festival dei guanti i maschi escono tutti sì. fuori con i guanti Ci stava Chi era che l'altra sera Non mi ricordo se ieri sera Alla serata uh, No forse l'altro ieri C'era qualcuno Ercomi Quello che R i Arcomi, sì, mi sì. So. Il petto nudo con i guanti neri No ma Qualcuno è Non mi ricordo chi adesso Se ieri o l'altro ieri Forse l'altro ieri Ercomi che è entrato Che era vestito tipo Da un personaggio di Mortal Kombat Ma che c'aveva tipo Il sembra Più in idraulico forse In canotta con no, i. No quello è Truppi No, in in maglietta a mani corte, però con i guanti fino qua neri. Cioè, i guantoni rossi, sì, sì, eh, no? Neri, veste... erano. Eh? neri. Allora, stiamo parlando eh, di un altro. Eh, allora, forse di un festival diverso. Stavo guardando un altro festival. In <ride> realtà, stavo adesso. guardando Ciao 2021. <ride> che, comunque, che comunque, alla fine, non è così distante. Eh, eh, le... No, ma oramai, oramai. supera abbondantemente la parodia. Cioè, la realtà supera la parodia, come spesso, come spesso accade. Ma e eh, voi ti fate per qualcuno? No? Allora, io in realtà sono molto deluso perché io, il Fantasarremo, lo faccio e ho fatto. Ho due squadre, una in una piccola lega di amici, che siamo solo in cinque, sì. e una in una lega che ho creato io, che la, la, la mia squadra si chiama è Meglio Tua Madre, e la lega si chiama il Gruppo delle Mamme. Sì. E purtroppo in questa lega che ho creato io sto andando di merda, ah. malissimo, malissimo, malissimo. Perché avevo puntato tutto su Emma. Mm. Emma sta a fare un sacco di punti, però. Non sta, a, non non sta, sta brillando, poi ho capita come capitano c'ho Elisa perché ero convinto 100% che vincesse. Mm. Invece, Elisa è andata a sta e a far compitino, proprio sì. e quindi cioè, dal primo giorno Mahmoud e Blanco. Che pure là questa love story, stanno tutti aspettando stasera Io sto aspettando stasera per capire se finalmente Se sposano, eh, cioè, nel ma, senso ma gli loro manca... sono omosessuali loro. Eh, ma yeah. no, mi lo so. no, no Blanco no. Blanco non credo Mamud no. manco cioè, allora, Mahmoud, Mahmoud, Mahmoud. ufficialmente non uf no Non, non l'ha ufficialmente detto Però diciamo che non l'ha manco mai A parte non l'ho mai negato ma non ha neanche mai fatto niente per fare in modo che qualcuno la pensasse diversamente. No, sì, però mi sa che aveva fatto delle, ce cioè, le avevano chiesto, dice no, il coming out. Vabbè, insomma, ha parlato io... del sì, coming out. Si ha detto fatevi i cazzi nostri, però, ah, però... Ah, certo, sì, certo. Sì, 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 sono so cazzi nostri. Però. Perché ho, non è, cioè ho sentito da per, diverse persone ah, ora ufficializzeranno sta cosa, quindi ho pensato, ah, forse sono, non invece no. Ma pa però pavile. comunque mi piacerebbe vederli fare l'amore in ogni caso. A me, anche a, in maniera eterosessuale. A me piacerebbe. Con altre persone. <ride> anche, anche tra di loro. A me allora piacerebbe, piacerebbe, piacerebbe moltissimo semplicemente che trovo. Cioè, a me piacciono molto le coppie che vanno insieme a Sanremo certo, a cantare. Cioè, questa I comandi cosa, cosa cosa Siamo pazzeschi l'anno scorso, che si guardavano negli occhi e si facevano le moschine. Cioè, ma già dai tempi dopo di Albano e Romina, sto, dicevano, la trovo proprio bella quella mm. cosa là. Quindi mi piace immaginare che magari loro si sono incontrati perché volevano fare una canzone insieme e poi durante le prime sessioni in studio hanno scoperto che c'era un feeling sì. e poi questa cosa è cresciuta Cioè è tutto un trip nella mia testa che siccome sto invecchiando adesso <ride> mi piace molto capito? mi piace que queste, queste liaison amorose Quest sì capito pensare che capito loro magari vincono Sanremo perché come vincono Sanremo per forza so, primi dal primo giorno sì. calzone più ascoltata su Spotify N nel mondo della tipo, storia sì. non lo so alla, alla finale vincono e si fanno la proposta di matrimonio Bellissimo Meraviglioso sarebbe, sarebbe stupendo Forse ecco Là sarei contrario Perché Blanco è troppo giovane Per sposarsi direi. Guarda sì. C'hai tutta la vita davanti Non ti far incatenare Da questo astuto Quanti uh, anni c'ha Mamud? Mamud ce n'avrà Una trentina non Portati so. bene Però secondo me Una trentina Una ventottata Invece, Invece 8. Blanco tipo 19 È un pischellissimo Blanco Sì 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 Vabbè però eh. niente Come il, 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 il pischello Quello che si era sposato Con Tiger King L'hai visto devo puntare, Sì la no, visto ma La, la seconda questa nuova? No, ah, questa nuova no. No, no non l'ho vista. Okay, no, vi allora non vi dico nulla, non vi dico nulla. Okay. Non spoileriamo, però è uscita da un po' si è uscita, però sì, però ti dico almeno non lo so. cioè io quando no. ho finito la prima ho detto vabbè, mo, ho finito. Tiger King. Non è che la cosa no. più assurda di Tiger King era la puntata finale con l'attore quello di Community che intervistava i protagonisti, ah, sì. che diceva, voi siete parte di questo fenomeno culturale incredibile? Io comunque stai calmo, cioè Tiger King, <ride> <ride> Mo perché c'era una pandemia, so, ma sono visti eh, tutti i forse per quello. Io l'ho visto, visto tipo due settimane dopo, quando tutti se lo sono visti e quindi già non gliene frega più un cazzo a nessuno eh. e quindi c'era lui che diceva siete parte di questa cosa leggendaria di cui tutti parleranno per sempre e non c'era nessuno nel mondo a cui ne fregasse più un cazzo pure io che lo stavo guardando e dicevo guarda zero ah. leggendario non me ne frega niente Ma io dico la verità, io l'ho guardato la prima stagione l'ho guardata adesso che è uscita la seconda, cioè io non l'avevo ah, visto okay. The King, mo no. no, che è uscita la seconda Siccome nel frattempo io mi sono fidanzato e la mia ragazza è mega appassionata di qualsiasi cosa riguarda morti e ammazzati in ah, generale: okay. morti e ammazzati avvenuti o che stanno per avvenire, quindi gente che sta vicino alle tigre, lei dice ci siamo. No, qui? ma sì. che che Sai che questa? su YouTube, cioè io, grazie a Leos, su YouTube ci stanno un sacco di giovani wannabe leosini che si sì? mettono là davanti alla telecamera e per un'ora e mezza ti raccontano fatti di cronaca di tutto il mondo, Nel passato, del presente. E cioè, la ragazza mia si ascolta la mattina mentre fa colazione, cioè, si mette lei col cellulare sul tavolo. Perché Michael, quando è andato a trovare Deborah, non poteva immaginare cosa Deborah aveva in mente. Quel giorno è stato un giorno molto duro che ricorderemo per tanto tempo. Io sto di dire: Ma stavo a fare colazione, Ma perché ma che Perché devo sapere di Deborah Quindi, che ha fatto appena la ragazzo. seconda serie di Tiger King. Eh, eh, io ho fatto, ah vedi, è uscita la seconda serie da Tiger King e lei, ah, ma che è quello dei tigri che ammazzano tutti? Io, che? No, cioè, <ride> e quindi ce la siamo vista insieme Ce l'ho vista sia la prima che la seconda Però è vero, ce l'ho vista adesso E quando ho detto amici miei amici mia, ah, comunque ho visto la seconda serie da Tiger King Sì, infatti Zero. non è Non è stata Non c'è nessuna, aspetta, nessuna eh. attrattiva No, vabbè, forse Ma chissà perché ma perché alla fine Cioè come No però è stata tipo Una, una super pompata La prima Tutti addio Ammazza Sì la ma la, la prima Era dice. durante il, pr il primo lockdown eh. Cioè Sono bravi tutti Se sta tutto il mondo Dentro casa mm. A, a vedersi una cosa nuova Con delle tigri cioè, eh, adesso possiamo uscire, la gente può venire a vedere tintoria dal vivo. What? È impossibile. La gente ormai vede le tigri su tintoria. Cioè, che io esatto. a vedere sì. esattamente. Cioè come LOL. LOL perfetto. Mo LOL 2 lo aspettiamo al varco. <ride> e poi LOL 3 è quello che va malissimo. E LOL 4 è quello che faccio io. Tu dici no, che non no, lo no. sai. Perché <ride> io c ho, c ho il timore che già LOL 2 andrà malissimo. Sì, mi dispiacerebbe un botto. LOL perché... 2 è quello che la gente se lo vedrà per dire che fa cagare. Cioè, eh, quindi comunque essere. si parte dicendo mo non ve lo. Di poter dire che questo fa schifo, quindi già ci saranno tipo ah. una schiera di persone. Ma Avete vista la pubblicità su, di, su Sar, cioè, durante Sanremo? È di Prime Video o proprio di Lol? 2? È la pubblicità di, di Prime, però è no, la pubblicità di Lol eh. che quella. Nello spazio sì. eh, vabbè, sì. possiamo parlare male di questo oppure non, 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 non ci chiama? La pubblicità <ride> l'ho vista un po' a destraforo. In realtà, eh, eh, perché non... ne vuoi parlare male? Prego. Ma Ci sono delle cose, cioè un po' brutte, tipo che c'è l'Illo che fa, Sol l'Illo. No, eh, vabbè, cioè, fa brutto. eh beh, Quello è il motivo per cui Lillo sta rifacendo LOL 2 Anche, Mi dispiace che Lillo è tipo eh, per Lillo Una delle persone più divertenti del sì. secolo E la gente se ne accorta solo adesso Ma Lillo fa, adesso. sta pure in LOL 2 no? Sì, ah, sì? Fa, fa delle cose una con, una, Sì un... farà disturbi ah, si ah, Disturbi okay. speciali sì. Vabbè sono contento per lui Ma voi ne pensate questa di tagliamo, LOL in questa generale? Questa tagliamo perché sennò non ci chiamano a LOL 2 No tanto lo, LOL 2 Già non c'hanno hanno No, ma voi che ne no, pensate? 4. Cioè, voi ci andreste a fare LOL cioè, al di là dei soldi, eh, de, cioè... già. Allora, io... allora, aspetta, riformulo la domanda: eh. quando LOL se mai l'Oll dovesse diventare una cosa molto più di nicchia di quello che è stato l'Oll, sì. quindi una di quelle robe tipo come di Central che la, fa... okay. la facciamo e lo sappiamo noi che l'abbiamo fatta e, e dove prendete i soldi lo fareste? Io, io, penso di sì. Se pagano bene, sì eh, no. quindi Stefano non ci sente Perché... se gli dici... Io, io, cioè al di là di tutto, penso che io lo farei stra volentieri perché è una mega cazzatona. Sì. Però sì, ogni tanto le sì. mega cazzatone servono sia a farle che guardarle. Sì, sì. Vabbè che noi, cioè, la televisione, in generale, in Italia, è fatta solo di mega cazzatone, e ok, quello è un altro paio di maniche. Però, secondo me, un programma dove ogni tanto prendi della gente che fa ridere per mestiere, però sì. in quel momento è completamente. Come di, libera da tutte le cose che normalmente se lo fai in televisione, devi metterti lì a far coglione, mm -hmm. cioè un tipo di reality che secondo me è figo. Sì, a me, a me pi cioè, piacerebbe, perché a me comunque piace fare il coglione con comici. Eh, e quindi cioè, se mi metti in mezzo ai comici e mi dici fai il coglione, io già lo faccio, cioè, lo faccio comunque pure se non mi paghi. Quindi, tanto vale che mi faccio pagare. Esatto, cioè, per, me, sì. io, cioè, per me LOL ne dovrebbero fare tipo tre all'anno, tutti gli anni, semplicemente sì. perché è una roba leggera di intrattenimento. Però fatta da gente che comunque un minimo lo sa fare, cioè è diverso tipo da qualsiasi altro reality dove metti i modelli che comunque mm -hmm. Mm -hmm, me levo la maglietta e poi vabbè, ok. Cioè delle persone che un minimo hanno competenza, so persone speri comunque divertenti perché fanno quel lavoro, però messe lì un attimo short, cioè secondo me come tipo di... di infatti di idea di prodotto è figo. Secondo me è che è diventata una cosa troppo quasi importante. Cioè, come se fosse sì, sì. Il, il programma. Sì, sì, esatto. Cioè, se fosse una cosa, appunto, come dici tu, così tranquilla. Perché io, io lo, lo vedevo quando era giapponese, quando c'era sì. la in giapponese. E poi era figo. Che io dico, ah, Vediamo sti qua che si inventano e fa sta cosa. E quindi dico. Cioè, pensavo se lo fanno qua è divertente, però mo che è diventata tipo la... Sì, è il sì, Sanremo è... della comicità. Bravi, sì, bravi, sembra, bravi. è quello che stavo dicendo. Cioè, ma dire... Infatti mo deve un attimo calare perché... Eh, poi. cala mo già col 2 calerà perché la gente non sta chiusa dentro casa, se lo vedranno meno persone ci saranno tutti i critici perché dopo su... appena una cosa è successo eh, ci Questa si scaglia contro. Secondo me questo è un problema del, proprio del, del, del paese nostro, il fatto che siccome la comicità che viene fatta in televisione è di solito a livello medio-basso, come esce fuori una cosa? Un pochettino che funziona di più si grida al miracolo sì. e soprattutto la televisione grida al miracolo perché cercano in qualche modo di capire com'è potuto succedere perché se lo capiscono poi cercano di riprodurlo, sì. soltanto che poi quando capisci perché è successo, cioè semplicemente perché è un prodotto semplice però montato da De Cristo, Sì, montato... quindi è base a livello di post-produzione, cioè i soldi stanno tutti là, certo. cioè... Allora lì la Rai fa, ah, vabbè, allora, allora non ce lo possiamo permettere, <ride> allora noi, lo facciamo. noi dobbiamo fare delle regie lente perché sennò gli anziani non ci seguono, e io vabbè, allora raga, eh, che cazzo è sì. eh, eh, allora. Tra sì, l'altro è pure interessante che durante Sanremo hanno fatto praticamente solo pubblicità di cose, di piattaforme streaming, tipo hanno fatto Netflix, che tu non vedi la pubblicità di Netflix... O di Prime Ma l'hanno fatta solo C'è cioè, sì. Solo in quei momenti pure Disney Plus Tipo Sì sì beh cioè, si, in... si posizionano Stanno sì. cercando Di prendersi tutto Te, 2032 Sanremo È su Prime Video Dici? Chilo, su Twitch Su Twitch Esatto Twitch Tra <ride> l'altro su Twitch Io Che ho iniziato a fare ste cazzo di dirette Per corpo, Posso dirlo Tanto Federica Cacciola Se li guarda sti video Federica Cacciola Colpa tua se sto a fare dirette su Twitch. Sto a fare dirette su Twitch durante Sanremo. Sì. Mentre io avrei voluto guardarmi la Gialappa su Twitch e non lo posso fare. La Gialappa stanno a fare uno show incredibile, fighissimo. Ed era pure una cosa bella. Io non le ho seguiti quando hanno fatto gli europei perché non lo sapevo, l'ho scoperto dopo. Sì. Però il fatto che la Gialappa si metta su Twitch a fare cose eh, è una cosa figa. È una cosa figa ed è anche un testamento di quanto Twitch sia una cosa vera, cioè concreta perché la Gialappa. Insomma, comunque viene da Mediaset, non esattamente da, dalla cameretta loro. E invece dice no, lo facciamo su Twitch, lo facciamo come lo vogliamo fare noi. E non so chissà che rientro economico ha la Jalapa su Twitch. Secondo Insomma, me hanno un, tipo de, hanno un tipo di contratto loro che non eh, è, sì, sì, no, sicuramente che non è loro... diretto con Twitch, secondo me. Una, la produzione ha fatto un accordo su con Twitch e poi loro, hanno, loro un hanno uno stipendio loro per sì. fare quella roba. Sì, no, no, certo, immagino che loro non vadano con gli abbonamenti le donazioni non vadano direttamente... Qualche sponsor, per quanto ci hanno un sacco di spec, quindi comunque sì. da abbonamenti e cose, e hanno fatto... Io ho guardato i numeri della serata, non la serata del cover di ieri, ma quella della prima, c hanno una media di tipo penso 4.500 spettatori a botta. No, vabbè. No, su Twitch tanti. è tanto, tanto. Sono son botto, sono botto. Quindi comunque... Certo. Comunque gli va bene, ma infatti, secondo me la produzione ci ha investito un po' perché sa che. Beh, comunque, comunque pure, è... È pure non c'è uno studio, non è che stanno a caccia c'è poi uno studio sì, fatto, sì, fatto sì, bene. Sì, sì. no, ma infatti, hanno fatto una produzione. Tra l'altro, su Twitch, io ho cominciato da poco ad affacciarmi, c'è una cosa che mi ha atterrito appena ci sono arrivato. Sì. C'è sta la pubblicità principale, quella che gira, che non so se qualcuno di voi segue Twitch, che se l'ha vista. C'è sta, sta azienda che si chiama Homecom, mi pare, mm. che produce tipo desk da, da streamer, le portrone da gaming, eccetera. E la pubblicità è questa ragazza che sta a casa davanti al computer, legge che gli arriva un messaggio sul cinema: tipo Ehi stasera che facciamo usciamo? E lei tipo prima guarda in camera e quindi stabilisce un rapporto con lo spettatore come a dire ti pare che esco? Ma che cazzo stai a dire? Uh -huh. E poi risponde no scusa sono malata Stacco, altra scena, sta guardando un film, gli arriva il messaggio ma ci viene il compleanno di tizio? Riguarda in camera con lo sguardino furbetto e poi guarda. Mi dispiace, ma ho un impegno e si rimette sotto le copertine. Quindi, è proprio l'elogio della socialità. Sì, sì, una ragazza depressa. Esatto, però è la socialità furba, cioè, capito? Cioè, io sono so, so io la vincente, guarda, questi sfigati che escono la sera. Ma te pare che noi usciamo amici di Oncam figurati come eh, me. perché, eh, twi che è perché Twitch? Allora, ah, intanto, posso chiedervi. Di abbassare poco poco la voce, perché sennò no c'entra tutto. Grazie. No, ah, sì. Grazie, scusate, fatto il, il, vo fatto il volume sopra il moderato, Eh, sì, eh. era appena sopra il moderato, non, non... Cioè, continuate a parlare. Vabbè, due, scusate, due mi sento sopra. malissimo, non è, non è proprio un ruolo che voglio no, assumere. Non nella vita. Scusa, io stavo rosicando. Eh, L'ho detto cioè... perché Stefano si sta per alzare. Quando Stefano si alza, poi Rega... sono 111 kg di pugni, Um, Twitch Però il problema qual è? Che Twitch è così, cioè Twitch se tu lo devi fare seriamente. Io l'ho fatto e l'ho abbandonato. Se tu lo devi fare seriamente, ci devi dedicare la vita, cioè tu per, per Twitchare dignitosamente è un part time come minimo, cioè tu devi stare là tanti giorni a settimana, tante ore. Già vero? Beh, è, infatti io che, è tremendo. Che, cioè non, uh, che non faccio tour, quest'anno sì. penso che mi metterò a fare Twitch. Ho, cioè, ho, ho pensato tipo a dei sistemi su come sfruttarlo cioè, Stavo pensando magari devo scrivere una roba il lavoro di ricerca che mi devo fare per scrivere o faccio su twitch mi metto là mi guardo i siti Dove vado a leggere le cose nel frattempo parlo con la chat mi rubo le battute che ah, mi vengono ma, a ah, loro ma, tipo, dici, tipo per scrivere il pezzo cioè tipo come c'è chi devo scrivere eh... un pezzo su che ne so sulla variante omicron certo mi metto a leggere qualche articolo sulla variante omicron Intanto mi verranno le battute e parlo con la gente che starà a leggere le cose insieme a me e quindi ci scambiamo un po' de, pure dei pareri. Ah, crei, crei e intanto su... faccio, no, intanto però, sto in streaming. Perché per esempio ne avevo parlato con... Cioè, se uno può fare una cosa che intanto ti permette di parlare, tipo ne parlavo con Lundini, e lui dice, sai, io quando disegno, banalmente, metto là, disegno, e intanto parlo, sì. e intanto si vede io che disegno. No, ma c'è sì, sì. anche gente che fa fumetti, cioè su Twitch tipo. Sì, che... sì, esatto, i disegnatori fanno molto questo, se mettono lì, chiacchierano ah. con le persone, intanto disegnano. Perché c'è anche... una cosa per cui ti metti là, che è tipo un videogioco, però è, è il disegno. Io per... non faccio nessuna di queste cose, quindi. Tra yeah, allora, l'altro, io mi metterò anche tanto a videogiocare. Non volevo fare il professionista, no? Perché io mi metto lì a fare l'autore coinvolgendo la community. Cazzo. E poi invece. Appena c'è un attimo, penso che mi metto su a PlayStation. Cioè. A che giochi? Allora, di base, gioco tantissimi giochi di automobilismo. Mi piacciono, ah, un sacco Ah, sì, perché ricordiamo come scoprimmo in una puntata di tintoria che tu. Iron ah, extamarro <ride> Che tu modificavi le macchine. Sì, è vero. Aveva... <ride> a 20 anni, fino a vent'anni modificavo le macchine, è vero. L'avevamo scoperto. E... Gioco ai giochi d'automobilismo, tra l'altro, adesso che mi sono poco poco riacchittato lo studio, ho ordinato su Amazon il volante con la pedaliera sì. come quando ero un pischello. Quindi gioco proprio professional, volante attaccato al tavolo. Qui gioco tanto con quelli, poi in generale i giochi d'avventura tipo Uncharted, Horizon, tutti i nipoti di Tomb Raider fondamentalmente. Sì. E poi gioco un sacco di giochi vecchi. Retro gaming. Quindi attacco le vecchie, il vecchio Nintendo e gioco a Super Mario come quando ero bambino. Oh. Gioco a Tetris. A Sonic. Mazza a Tetris che cuore. Sì, 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 sì. sì. Tetris ci gioca ancora. Tetris ci gioco proprio ancora sul Game Boy. Proprio. Io Tetris ci giocavo parecchio sul Game Boy a quel tempo. Però adesso non so se mi metterei a fare. Io ci Ma giocavo su, sul DS. A fare Tetris. C'è la, la cosa che puoi conservarti i pezzi. Ah, sì. sì, sì. C'è cioè un pezzo che puoi conservarti. Io cioè, ormai Penso per me giocare con Game Boy è perché non fumo, fondamentalmente Cioè quando ho bisogno della sigaretta, ah. non ho la sigaretta invece c'è il Game Boy. Invece con la PlayStation, Xbox, cioè, tipo otto ti console a casa. Eh? Se, se è come la sigaretta: la sigaretta dura tipo 5 minuti. Il Game Boy. La partita di Tetris pure. Il vantaggio ah, del Game Boy è che fondamentalmente a differenza della PlayStation accendi, fa plin e stai a giocare però tu non sei, non ti incarognisci se tu perdi, e dici no, devo rifarne un'altra dipende da quello che sto facendo cioè perché comunque se sto a lavorare io, la conoscete la tecnica di concentrazione pomodoro, me l'hanno sì, raccontata conosco. da poco la sto utilizzando io un paio di settimane la conoscete, qualcuno la conosce è fantastica perché praticamente la base è quando stai a lavorare, 20 minuti di concentrazione e 5 minuti di stacco. Sì. Ho scaricato un'app sul telefono che mi, proprio, mi dà proprio gli stacchi. Credo che il nome venga dal timer a pomodoro della sì, cucina. Cioè pomodoro fai della così, cucina. e dopo cioè, tu per 20 minuti non guardi il telefono, non fai niente, lavori solo, e poi c'è sì. 5 minuti di pausa. Altri 20 esatto. minuti super concentrati. Funziona questa cosa? Ah, sì. Allora, sì. io per ora ci sto trovando bene, poi perché secondo me come tutte le cose che sono nuove, di base. Ti dà anche un po' di piacere perché mm. è nuovo, poi probabilmente non cioè, funziona. C'è l'app che ti suona quando. Io ho l'app che mi regolo anche da solo, però ah. quando sto a scrivere per qualcosa, eh, metto il timer, quando mi scatta il timer, interrompo un attimo o accendo il Game Boy o proprio esco. a prendo un caffè decaffeinato al bar vicino e ritorno e mi me rimetto. Però lo sto facendo costantemente. Per scrivere funziona un sacco per perché il tanto. problema di quando scrivi no, è che dici ah mo scrivo e poi cioè, stai 5 ore là e scrivi 3 minuti effettivamente. Invece là dice ok, adesso per 20 no. minuti non faccio niente e scrivo. Io sto scrivendo lo spettacolo che sto cioè non l'ho mai scritto, però però un po' la si hai fatto. Sto immaginando lo spettacolo. E lo dovrò dato spettacolo. Dare, dare a sto spettacolo, alla sto si ipotizzando è. lo spettacolo. E quindi per scriverlo ho detto: vabbè, mo 20 minuti alla volta ci ho messo comunque un mese a scrivere uno spettacolo no. che dura un'ora a, a recitarlo perché non, non riesco a concentrarmi. Poi a me funziona invece, sai. Perché? Perché? io ho proprio difficoltà a deconcentrarmi. Cioè, io, di base ho un cervello iperattivo che sta sempre lì a pensare le cose, a tutto... e non mi riesco a regolare da solo. Cioè io non... se mi lasci libero, di oh, dobbiamo lavorare su delle cose. Non... non sono bravo con me stesso a dire, c'ho un momento di stacco. Mi serve un attimo che mi rilasso. Io tanto sto sempre lì chiuso, e poi vado a dormire la notte con i nervi così. Sì, io. Eh, ma allora scusa, Seppure, tipo, eh. io, tipo la notte. Che sveglio e penso: ah, moi ho un po' di tempo che non riesco a dormire. Fammi pensare alla cosa che, che devo fare poi invece, dormo malissimo. Invece a me questa rimuovo. cosa qua mi aiuta perché mentalmente sono riuscito a impostare il mio cervello nel in questi 5 minuti devi fare una cosa rilassante che non ti impegna la testa, è un dovere. E me funziona, cioè sto imparando a risolvere il cubo di Rubik, cosa che non ho mai fatto in vita mia. Vedi. Ho imparato quali sono i meccanismi. E piano piano in quei 5 minuti. Ogni tanto mi metto track track. Ma e voi io... che avete questo cervello sempre attivo, eh. e, ma, come sapete, Tintoria è il podcast della de, de droga, de attività, eh. e, Ma le canne, sì, cioè, una canna alla sera, perché io ho il problema opposto. Io sono sempre deconcentrato, quindi a me le canne mi, mi spappolano, cioè nel senso io già so fatto, quindi se <ride> poi ci fumo sopra io divento proprio impresentabile. E, e però invece lo vedo io ho un sacco di amici che fumano per la sera perché proprio sono persone che stanno tutto il giorno do... devo fare questo, fare questo, Pensa a questo, pensa a questo e poi invece si spaccano un cannone, hanno il cervello un attimo ah, e per un'ora non pensano a niente e poi riparte la Allora giostra. io ogni tanto sì però a me di base non piace fumare sì. quindi sì lo faccio però dopo un po' mi stufa eh, lo facevo con l'alcol però poi eh, a un certo per... punto ho dovuto smollare gli ormeggi perché Sto sulla soglia dei 40 anni, il metabolismo sì. non è più quello di prima e quindi sta birretta, ci metterò tre settimane a smaltilare. Eh guarda, quello è tremendo. E quindi ho smesso, cioè prima lo, prima lo facevo molto più facilmente, cioè a sera quando andavo finito di fa tutto eccetera, cena, bottiglietta, birretta, vino e vai, scialla. Quindi adesso devo trovare de degli altri sistemi e mi sta oggettivamente funzionando perché non... Cioè, arrivo la sera che proprio sto tranquillo, rilassato. Riesco a guardarmi, cioè prima io non riuscivo certe volte, ma a guardarmi una serie. Oh. Ma ha staccato il microfono, il cavo sta... forse è il cavo. Cioè, io mi mettevo, sai, guardo una serie TV pure di quelle vecchie, mi riguardo Friends così ma leggerisco il cervello, cioè non ci riuscivo Ti stai guardando Friends ne guardavo no? Friends e mentre dentro di me pensavo vedi però sta punchline potrebbe funzionare meglio se l'avessero tradotta dall'italiano all'inglese okay, così sì. cioè sto comunque iperlavoragna faccio sopra so buon cagazzo no te devi un po' io ora un po' mi, mi forzo diciamo non devo pensare a niente e quindi cerco di, eh, di vedermi di, di godermi quello che, che sto facendo bravissimo vedi io sono però, però non contrario. riesco a farlo durante cioè, se devo le sessioni di lavoro eh, anzi, io, poi certe volte tipo, non riesco a scrivere, quindi perdo più tempo. Cioè non ho, non ho controllo su queste cose scarica dell'app eh, come si chiama l'app? quello si chiama proprio Pomodoro. Pomodoro. E scarichi l'app. Io mentalmente faccio così: mi devo preparare prima cosa farò durante le pause. Perché se no, io quei 5 minuti di pausa li passo a pensare: vabbè, ma che faccio? Vabbè, ma sti cazzi eh. non lo faccio. Invece io decido: già, oggi, durante la giornata. Ne so, gioco a Mario Kart Lascio accesa la Switch Però cioè troppo poco 5 minuti Sti cazzi Figurate, io sgarro cioè Poi magari 5 minuti Invece eh. di 5 minuti ne faccio 7 Fierosi, Io ero dico: Ah cavolo, devo finire E quindi devo, no, io no. devo finire io pure quello E quindi tranquillo. Io Quando scattano i 5 minuti Finisco la partita che sto a fare E poi mi rimetto a lavorare Però mm. quei 20 minuti successivi Sto come in treno okay, okay. Pure poi Cioè, chiaramente poi se sto schiena una cosa e scattano i 20 minuti. Sti cazzi Vai. finisco. Però poi prendo chi, il tempo. Chi, chi l'ha inventata questa cosa? Non mi ricordo. Un pischello, pischello. americana. Sì. Mi, so mi, mi puzza di roba americana. Può darsi: si, sì, 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 sì. mi puzza di californiata. È una di quelle cose di mental coaching eh, che può, può, essere, può essere. Però, oh, sai. Tutti, cioè io sono sempre stato scettico, però alla fine se queste micro cazzate funzionano. Eh, proviamo questo. Why not? Why not? Esatto. E allora, Daniele, adesso da quando, da quando non sei più tornato? Insomma, ti, no, intanto ti volevo chiedere una cosa. Dimmi ma po'? sta pausa, ma sei sicuro? Allora, Daniele si è preso. È in anno sabbatico dalla stand-up. Sì. Perché? Sì. E sei sicuro? Allora, rispondo prima alla, domanda, alla seconda domanda sì. perché la risposta è molto più facile. Sì, okay. sono sicuro. Il perché è perché allora, il problema mio è che io ho molto... Uh, nella stand-up comedy dice, secondo me ci metto troppo impegno, più di quello che serve. Sì. E quindi quando devo fare le cose ci lavoro in maniera troppo... Cioè, ti interrompo. Sì. ragazzi, poi non fare casino, sennò... Uh, sennò... Meno, meno fabbri Così, Beh, devo spogliarmi su qualcuno, picchio perché? lui Perché? Cioè, non puoi rompere i bicchieri come fanno perché le persone violente Perché meno voi, però poi non ho il coraggio Tanto da loro più o a me, magari, faccio una figura Cioè invece meno te, così, siamo amici Comunque cioè, cioè, siete eh. amici non, e non ti fai fermare neanche dal fatto che porto gli occhiali eh, li porto anche io, quindi se non si annulla la cosa <ride> E che okay. vuol dire? No, volevo dire che, allora, io sulla stand-up di base in questi anni Ci ho messo veramente tanto, tanto, tanto sì. Anche perché poi gli spettacoli che ho fatto, so, cioè sì, belli complessi. Cioè, fake minismo è uno spettacolo che a me, mi ha portato un anno e mezzo di lavoro. Sì. Perché poi a me piace parlare di temi complessi, però poi alla fine è comunque uno sticazzi. Le cose devono far ridere. Cioè, sì. Parlare delle cose importanti, eh, sì, però deve essere divertente. Quindi è un continuo complicarmi la vita per poi semplificarla per renderla divertente, eccetera. E, e questo sia insomma, dopo un po' te sfianca. E soprattutto a me mi ha sempre tolto tanto tempo che avrei voluto dedicare ad altro. Sì. Cioè a me piace, mi è sempre piaciuto lavorare su diversi media, no? I podcast, i video e tutto. Però di base non avevo mai le energie perché al palco gli do tipo il 150% di quello che faccio. E poi dopo un, po cioè dopo un po' muoio. Quindi, un po' perché volevo lavorare bene al prossimo spettacolo, mm -hmm. volevo prendermelo con un po' di calma, un po' perché avevo voglia di. Uh, provare semplicemente a buttarmi su altro, ho detto o oh, mi fermo con gli spettacoli dal vivo oppure rimarrò costantemente magnetizzato perché non la so gestire, cioè me la vivo proprio male. Io in questi due, primi due mesi di pausa, sì. una delle cose che mi ha sollevato di più in assoluto è non dover pubblicizzare gli spettacoli, sì. che è una cosa che a me mi angoscia tantissimo perché poi comincio a pensare lo devo fare bene, cioè devo perdere tempo, devo fare i post efficaci, Sennò poi la gente non viene, non vendiamo i biglietti, non si vedono i soldi, che è una cosa che io me la, me la vivo troppo male, quindi già l'idea, oddio, non devo fare pubblicità delle serate, Sta cosa mi ha proprio rivoltato la vita, figo. E poi secondo me perché è un, un periodo di pausa fa bene, anche perché poi il prossimo spettacolo che voglio fare, vorrei fare una cosa comunque bella. Però vorrei farla senza il cioè farla diversamente da come ho fatto fino adesso, perché il lavoro che facciamo pure che fai tu, che fa Stefano, sì. è che noi durante la settimana scriviamo costantemente, regolarmente proviamo le cose davanti al pubblico e mano a mano accumuliamo roba. Invece, quello che vorrei fare io è provare a scrivere una cosa dall'inizio alla fine senza mai farla sentire a nessuno. Quando ho finito tutto e sono sicuro di quello che ho fatto. Allora prima magari faccio qualche prova con la gente Però vorrei fare una cosa un po', un po' diversa Da quello che ho fatto fino a mo E vedere come va Alla George Carlin se posso Cioè scrivi lo spettacolo e poi lo E ti, lo nel fai. frattempo quindi vuoi fare Tipo Twitch queste cose qua Twitch per esempio, è una delle cose su cui vi dedicherò un po' di tempo si, mh, Io sto lavorando Io vorrei tanto buttarmi nei documentari mm. A me piace tantissimo Guardare i documentari E so tre anni che studio Proprio quel tipo di filmmaking, e vorrei provare a fare dei piccoli progetti che poi mi portassero a fare un documentario un giorno, sempre un po' dal taglio comico, la satira e cazzi vari, però perché quel tipo di, di forma espressiva mi piace, mi piace perché soprattutto ha una filosofia che secondo me somiglia molto alla stand-up comedy, cioè cercare di portare in una forma artistica, quindi fiction, una cosa quanto più possibile vicina alla realtà il documentario rispetto ai film o rispetto alle serie o rispetto ai cartoni animati e altre cose è quel tipo di, di prodotto video lì c'è cioè una cosa che somiglia quanto più possibile al racconto del reale e non a un'invenzione fiction. Ma quanto so saggio, cazzo. Mamma mia. Co consigliaci portata. tre documentari belli. Tre documentari belli. Allora, ce n'è uno su Netflix che si chiama, se non mi ricordo male, uh, After Pornance che mm. è un documentario che Viene da interviste a ex pornostar che ti raccontano com'è la vita del pornostar quando smetti di lavorare nell'industria. Ed è figo perché ci stanno tutti gli spettri, cioè ci stanno quelli che dicono: Ah, dopo che hai fatto la pornostar, nessuno ti chiama più a lavorare. E invece stanno quelli che dicono ah oh, ho fatto la pornostar e mi ha aperto 3.000 porte nella vita. Ehm, ci sta la serie a chi piacciono. Eh, cioè a chi piacciono, a chi è nato nella mia. Insomma, nei miei anni, io sono dell'82, quindi che si è fatto l'adolescenza negli anni '90. C'è una serie che si chiama I giocattoli della nostra infanzia, che è bellissima, una miniserie di documentari che è fantastica. Io considero: ho visto quella cosa. Il giorno dopo mi sono ricomprato tutti i, i pupazzetti del wrestling che avevo quando ero ragazzino. E poi un altro documentario figo che ho visto di recente su Netflix. Ah, beh, Sampa, Sampa è una serie stupenda Bello Sampa Sampa è una serie fantastica E vi dirò, al di là del fatto che è bello il racconto della comunità di San Patrignano e tutto Ma come è concepito il, uh, il documentario è fantastico Ah, eppure, cazzo, se... La, il documentario quello su Michael Jordan, come si chiama? Ah, The Last ah, Dance sì, The, Last, The Last Dance, quello pure è bello Cioè, sì. come è, com è scritto, girato, montato, è una roba meravigliosa cioè proprio bello, bello bello a me quel tipo di prodotti là piace tantissimo sì beh poi quello è perché comunque c'erano il girato del 98 e l'hanno tirato fuori adesso sì che non è io bene. ho visto quello non dei giocattoli ma dei tipo dei film forse che c'hanno i film sì che c'è eh. Busters. Eh, so. io ho visto quello mamma, mamma ho perso l'aereo ah sì sì e... sì era figo perché mi pare che se non sbaglio la casa era stata costruita dentro una palestra di musica. Sì, un liceo. gli interni della casa erano dentro una palestra dove facevano vedere tutte le stanze e hanno girato, in realtà mi sa che hanno girato tutti gli interni, non solo ah. la casa, dentro la palestra. Eppure che John Candy, che era quell'attore che all'epoca era famosissimo, che era, era lì solo per fare un favore al regista. Tipo, non è mai stato pagato perché era lì, appunto, per, per, per amicizia. Sì, sì, sì. Il film, poi Hit del. Ma perché bottevino. era un film su cui non puntava lì nessuno, sì. cioè doveva essere una di quei commediole che non sarebbero state al cinema un weekend, quello che si aspettavano. Sto cercando di ricordarmi come si chiama quella serie, in realtà lo sto cercando di guardare su Netflix, ma non me lo ricordo. Però, sì, sì, no, quella là era proprio. Mh, caspita, i film. Non mi, non mi ricordo, c'è cioè, questa sta miniserie e ora la troveremo. Però comunque sì, figa. E, allora, invece c'è una, una rubrica che abbiamo iniziato in questo, in questo podcast che secondo me è molto pertinente, soprattutto perché è quasi ora di cena. Sì. Eh, questa rubrica si chiama Cacare in discoteca. Sì e A me piace molto insomma, parlare di, de, 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 delle volte in cui le persone hanno cagato in discoteca perché eh, ogni volta che qualcuno ha cagato in discoteca c'è una storia dietro. Scusa, i film della nostra infanzia si chiamano... Ah, sì, è, infatti, mi è bello è bello bello così, in effetti... Non è andato così cagare in discoteca, mi ha fatto No, 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 ridire. scusa, scusa, asterisco, vai, cagare in discoteca o, ci sono... Ogni volta che uno caga in discoteca c'è una storia dietro, nessuno sì. sceglie di cagare in discoteca se, se puoi evitarlo. E, e quindi volevo chiederti se ti è mai capitato di... Cacare in discoteca, discoteca metaforica, cioè magari se non è la discoteca, è un altro posto che dici proprio un, un po'. L'ultima no, cosa, eh. cosa che vorrei fare è andare di corpo, ma devo farlo. Questa è la mia storia. Allora, ehm, di base, non può essere discoteca perché non l'ho frequentata molto. Devo dire che io sono una persona che caga serenamente ovunque, Bene, ovunque. Bravo. questo è il messaggio positivo, serenamente, di questa rubrica serenamente, cioè nel senso che devo adesso ok vado, tranquillo, sì, sì, tranquillo sì, proprio, sì, proprio, okay. cioè, proprio sai se vai in un posto dove fisicamente poi entri nel bagno e vedi che la situazione è disperata, dici ok no, però non ho un pregiudizio, cioè dove okay. sto sto, se c'è un livello di igiene medio mi, mi adeguo. Cioè. Siamo qua per dire adesso, cioè lo stimolo dice diciamo, vabbè. Qui al Monk, mi aspetta un secondo, ragazzi. Sai quante volte ci ho cagato? Qui al Monk? Eh, al Monk, Monk non hai mai cagato dal Monk. Lo frequento no. da prima che fa sto lavoro io, quindi ho voglia di cagare. Scusa, al Monk. Eh, quando, è, sì. manco quando dici sei esibito? No. Nel bagno, ma... quello del, del backstage? Non mi pare, ma anche perché non c'è la chiave, quindi stiamo tutti là dietro, tipo in no, cinque persone. C'è il gancetto, eh. c'è il gancettino. E... Poi se lo dici, se siamo noi, ah. non entrate, va bene, non è che arriviamo... Però comunque è sempre, un, è, se, cioè è sempre, pure in posti buoni, è sempre un... Ah cavolo, chissà che cosa mi aspetta. Invece no, tu tranquillo. Io, io proprio so, so sereno, cioè sono sereno, sono un cagatore libero. Allora posso condividere... Però ti posso dire eh. una, cosa, una cosa, però una volta in cui io... Sì. Non avrei voluto, ma ho dovuto farlo. Sì. Qualche anno fa io so, lavoravo con una compagnia teatrale, facevamo spettacoli all'estero. E una volta siamo a Copenaghen stavamo in, uh, in uh, praticamente questo spazio che ospitava compagnie che venivano da tutta Europa per fare spettacoli sì. ed era, fai conto, una villa enorme eh, che aveva lo spazio fuori, tutta una roba col comune, eccetera. Lo spazio fuori era allestito a teatro per 500 persone e la villa e i vari ambienti li utilizzavano per ospitare le compagnie. E purtroppo tutte queste compagnie, non, quando siamo andato, sono andato io, c'erano, mi sembra, quattro compagnie teatrali contemporaneamente, quindi in totale eravamo una sessantina di persone, e i bagni erano tutti in comune e purtroppo c'era questa cattiva abitudine che ho scoperto non essere di quella nazione, ma solo di quell'organizzazione lì, che i bagni delle donne avevano tutte le porte, i bagni degli uomini no, quindi avevano i, i water eh, diciamo separati come all'autogrill e quindi c'hai sì. le paretine del de, de legno compresso. Però non c'erano le, le porte. sa che in Cina è così. Mm. Ok. Ora, io non, non è tanto che non avrei voluto cagare lì in quel momento che c'è stata la prima sera che siamo arrivati, avevo lo stimolo, oh, se i bagni sono questi, ragazzi, ci arrangeremo. Il problema è che quando sono entrato uh, al bagno, ho scoperto che l'organizzazione ci stava, ci voleva fare una sorpresa e ci volevano far trovare la pasta. Mm -hmm. solo che come stavano cuocendo la pasta praticamente hanno preso una bagnarola enorme l'avevo riempita di acqua bollente e ci hanno buttato dentro tipo 5 kg di farfalle e sono state lì a mollo per delle ore credo quindi e questa, io quella bacinella con le farfalle ce l'avevo di fronte a dove stavo quando stavo cagando ah. quindi di base già ero un il po' il disagio perché comunque la situazione è quella che è ma poi io mentre cagavo stavo guardando la mia la prossima cena stavo guardando la cena di qualche ora dopo e stavo guardando e dicevo non ce l'ho il coraggio di andare di là a dire a, a tutti quelli che ho visto non ce l'ho il coraggio di andare dai miei compagni e compagni ho visto la nostra cena mentre cagavo quindi quella è stata un'esperienza tu dici che poteva impregnarsi dei fumi <ride> no. io sicuramente quella sera non ho mangiato la okay. pasta cioè, ho fatto finta di dire molto buona e mi sono mangiato le okay. verdurine le, okay. le carotine tagliate alla Julienne con l'humus di ceci Quella accanto. è stata un'esperienza molto okay. bella. Bella una bella cosa. Allora, visto che tu hai raccontato no, so, la tua storia, però so che era, so che mi sa che anche in Cina è così, perché ho visto tra l'altro un documentario che si chiama: Forse, l'hai visto, si chiama An Idiot Abroad sì. di Ricky Gervais, ah, che sì. manda eh, il suo amico Carl sì, in, sì. in Giro per il Mondo, lo manda in Cina. E lui si scandalizza perché non ci sono delle porte, quindi c'è gente semplicemente. Tra l'altro io di, quel, di quella serie di documentari ho, ho, preso la, ho comprato i Blu-ray della seconda serie che si chiama The Morning of Life, che è sempre lui che va a fare altri viaggi. Al di fuori di quella serie, però, il format è lo stesso. Figa, pure questa cosa, qua i documentari di viaggio con la comicità sono sì, una sì. delle cose che a me piacciono. Ma quello è figo perché poi, tra l'altro, in Inghilterra c'è questa, essendo esploratori che hanno, girato, hanno scoperto il mondo, colonizzatori, sì. eh, c'è questa cosa dell'andare in giro. Ce anche uno figo sempre di, di Michael Palin, di sì, Monty sì, Python, sì. che è il giro del mondo in 80 giorni. L'hai visto? Sì, ce l'ho. Però è una figata perché eh, è lui che cerca di rifare oggi, cioè oggi gli anni 90 il giro del mondo, ovviamente senza usare l'aereo, con le cose che eh, tecnologia che c'era all'epoca. E è figo e farete che la prima tappa è in Italia, a Venezia e arriva in ritardo perché c'è sciopero sì. dei treni. <ride> Vamos. E quindi comincia subito così sì, sì, sì. i documentari di viaggio sono solo i due tipi di documentari che preferisco nella vita proprio. Mi ha bellissimo. Sarebbe e... figo farlo in futuro. Allora... Ho comprato un drone per fare le riprese aeree. Quindi io sto già puntando lì. Rapone quando ne vogliamo bene, fare va bene, uno. Va bene, ma invece devo farti una domanda. Visto che tu hai parlato, che hai, hai, hai visto il documentario sui, sui giocattoli? Sì. E ho visto che hai comprato dei pupazzi sì. di recente. Che pupazzi hai, perché io ho mol molti pupazzi a casa. Eh, ce n'ho molti in meno di quelli che vorrei in realtà. Mh. E questi li ho comprati perché c'era un mio amico che pure lui mega fissato con le action figure eccetera, soltanto che mo' c'ha la casa piena la ragazza comincia a dire oh è rotta cazzo ha <ride> cominciato a rivendersi lì e sono andato a trovarlo a casa sua perché noi facciamo questa cosa che ogni tanto ci incontriamo io, lui e un altro nostro amico e ci chiudiamo due giorni a casa di uno a giocare un gioco, lo finiamo in tre abbiamo giocato ai Guardiani della Galassia su PS4 mm -hmm. bello e mi sono portato a casa un action figure di Assassin's Creed quindi di Ezio una delle prime dell'altra edizioni. Eh, una di, di Batman, che era, che era quella che vendevano con il gioco di Arkham Knight dell'Xbox. Come è fatta questa di figa? Eh, ho visto di meglio, però okay. non è male. E poi una di, di Spider-Man, che era quella che vendevano con lo Spider-Man su, sulla PS4. Che è un po' più elaborata, perché c'è sta lui che sta appoggiato su. Praticamente i pezzi Dei nemici Che lui ha sconfitto mm. E quindi sono tutti rottami bella, Molto belle vabbè. Molto belle Sì io finora volevo comprare Però non, non l'ho più comprato Il gioco di Oli e Benji Che era uscito eh, ci ho giocato Non l'ho comprato ho ma, giocato. Non è, ma non è Bellissimo ossia... No è un po' brutto Perché eh. è, è fondamentalmente Un gioco di calcio Con le mosse speciali Eh vabbè il problema è che la parte del gioco di de calcio è proprio scarsa. È poi le mosse sono pure belle. Cioè Intanto, quando fai le combo e partono i mega tiri e poi le mega parate. Parte di stare a il cartone. A livello di animazione è molto bello. È però il gioco di calcio è proprio macchinoso, quindi è un po' te i mm. coglioni. Perché infatti volevo comprare, che se però costava troppo. Tipo, c'era il Se ne compriamo c'era il pupazzo di, di Olli però gigante. C'era anche la maglietta, mi ricordo, della nazionale. Sì. E poi tipo, con 1000 euro comprai pure il bigliardino proprio, vabbè un po troppo, non sì, no, po' troppo. Con mille euro eh. Sì costava un sacco tanto, costava. tanto Beh, svariate centinaia. Mille, sì. no, ma svariate centinaia dopo che avrei fatto l'all 4. Ma sì, <ride> no. io penso se mi pagassero in pupazzi una serata per dire tu, accetteresti Devi farei sì. ti paghiamo a, di andare a fare serate nelle fumetterie. Allora eh. C'era un fatto, però ci vedrei anch'io. No io me ne tengo, no, no, io me ne rivendo. I soldi ancora mi piacciono di più dei pupazzi. Ah. Tanto li spendo lì alla fine. Quindi, Dici vabbè. tanto: tutti i soldi vanno in pupazzi. <ride> sì. Allora, una parte sì. Passiamo alle domande dal pubblico, da Instagram. Eh, visto che hai raccontato un aneddoto, ancora a questa puntata continua a non far sentire l'aneddoto sul cagare in discoteca di una persona che me ne ha mandati due. Prima o poi succederà, ma mi piace che continuiamo a rimandare questo momento. E allora, intanto, tutti mi scrivono: ricordati di. Uh, Prenotare la cena Oddio, grande, grazie Allora, che no, dire. perché questa cosa l'ho chiesta io ieri sera su Twitch ah. Perché ieri, io stavo, um, ieri pomeriggio sono andato a registrare un TED Talk Sì E poi sono arrivato a casa, in tempo in tempo per l'inizio di Sanremo sì. E mi sono buttato su Twitch E ho ordinato la cena su Just Eat Però io ero già arrivato morto di fame E la cena mi è arrivata tipo alle 10:15. e un quarto quindi ieri sera mentre stavo minciato ho detto "Ah raga, domani quando stiamo a tintoria, scrivete a Daniele Tinti di ricordarmi di prendere la cena, così adesso prima di rimontare sul motorino, mi ordino Prendi la cena". A... E fallo, fallo e quando adesso. la cena arriva adesso. Sì, 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 sì. sì. Lo... Però lo non so dire... che PM. Lo facciamo in diretta. Che va a mangiare? E eh, non lo so. Che... Ieri che hai mangiato? Ieri sera ho mangiato panini, baguette ripiene Baguette Baguette ripiene. Soddisfacente Molto Però ah. l'avevo mangiata anche la sera prima Quindi non lo voglio rifare Quindi basta volta. panini Sai che ti consiglio? Però che. devi Poi non devi Devi stare digiuno tre giorni che. Addirittura? <ride> sì Dominos No, ah, la Stefan, pizza. Stefano mi fa, tutte le volte che passiamo arco e travertino mi fa, ah, guarda, guarda quello è buonissimo, la pizza Domino. Io sto in fissa, però poi muori, stai male. Ma perché è eh. pesante o perché è cattiva? No, è buona, Buri buona. Eh, cioè, è, è una la cosa, pizza più buona. È una cosa zozza <ride> che te mangi, eh, però poi. Eh, boh, ma mi sa troppo di, di avere in Inghilterra Domino Do Dominos mi sa di eh, studiare in Inghilterra, non di eh stare a Roma a casa. No, a me c'è cioè un, po so, un po so curioso, però un po' non mi fido. C'è anche la pizza con l'ananas, ci mancherebbe altro. No, io, tra l'altro, quando mi prendo la pizza, c'è sta un posto vicino a casa mia, anche se comunque la ordino su Just Eat eh, che fa le pizzette piccole. Quindi, tipo, invece di una pizza, prendo tre pizze piccole. È buono perché faccio tre gusti diversi di pizza. Ah, Giusto? Le piace di più. Forse meglio la pizza sì, sta. Mi eh, sì. tre pizzette. Allora, così. pizza preferita. Cioè, tu vai in pizzeria, pizza tonda. Qual è la tua go-to pizza? Cioè, arrivi. Che pizza volete, ragazzi? E tu rispondi: la mia signature pizza è la capricciosa. La capricciosa seguita dalla e salsiccia rossa. Ok, ci sta. Sì, io io ho un problema con la pizza. Non, non, non sai mai quale più. scegliere. Eh? Eh, non non, una non ho una pizza, non c'ho una pizza, non so mai. Ogni volta ah. che vado a prendere una pizza, non so mai che prendere. Quindi vi ho sempre arrivato fine a Napoli. Però, ah, io sai però... che pizza mi prendo, io mi prendo la pizza Margherita, la più buona delle pizze. Che è strepitosa c'è solo quella pizza <ride> per noi napoletani. Esatto. <ride> e, e Se no, ultimamente, quando so, mi sento un po' più perverso, prendo la quattro formaggi rossa. Che mi fa molto godere. Quattro formaggi rossi? Sì. Mai presa Quat in vita mia Quattro formaggi base rossa. Perché così è proprio una bella pizzona pesantissima. Eh. Con un filo d'olio piccante Magari Però Io, io ne prendo sempre la pizza, la pizza più pazza in, Che sta nel menù è Una cosa strana E poi me ne pento sempre mm. Che non è mai Ma Io ultimamente In realtà sto fissa Per le pizze Che hanno i condimenti Della pasta Tipo la pizza matriciana ah, La pizza okay. carbonara ah, Quello sì, quello sì Quello, quello le pizzerie al taglio molto spesso Quello no, la, 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 più che le pizze tonde Sì, certo mm. un pizzone tondo pieno di carbonara eh, pesante, pesante. Eh, però, sì, però È sì, pesante sfonda È sempre buono Io ultimamente vengo la matriciana Tipo quando sto qua a Roma ovviamente beh, che Comunque la pizza rossa co... Poi dicevo, quando sto qua a Roma è Come se in realtà lui fosse tipo De Forlì capito? Sì, sì, che... sì Quando vengo vengo qui a Roma Perché ci vedono Vengo a trovarvi No perché... Stiamo parlando di pizza, ci vedono anche a Napoli. se facciamo un passo falso. Beh, tu hai appena detto Domino's e la pizza fa buona di tutti. Forse è meglio che fai finta di non essere in questa puntata. Ma là è come di Mangia una cosa strana, al di là della pizza. È oltre la pizza, È oltre la pizza. Meglio è solo che ha una forma rotonda, ma non è pizza. Sì, sì. E poi sai la cosa buona che perché io non capisco che non la facciamo anche noi, anche noi a Napoli. Cioè la pizza che ti arriva a casa già tagliata Cioè tu devi tagliarti la pizza Invece là tipo Domino's è già fatta a fette Pazzesco A me in realtà mi dà gusto passare la rotellina sulla pizza Ah te tagli eh, con la me... rotellina eh. Io con eh. le forbici Ma la rotellina non è... Però... Cioè non è un fake Dici ah la rotellina svolta e poi in realtà... Stai là, pazzi, 10 volte in Se Taglia Mai e eh, la rotellina mia. C'ha una rotellina figa, faccio uno e due, tagliata. Sì. di base sì C'ha la rotellina Miracle Blade. Per invece... i primi dieci che chiamano <ride> la rotellina taglia pizza, taglia tutto. A voi invece la pinza? Più fake o più ah, yes? Ecco la pinza per dire, meglio Dominos, forse. Ma Ma la dom pinza per la me cioè, è una pizza con una forma diversa. Eh. E dicono, no, questa è la pinza, 1,50 euro in più. Perché è una cosa romana, nostra, mai, mai, mai vista. Cioè. No? fino a... Sì, no, la pinza mi dispiace. Io la mangio no. spesso la pinza. Sì. Sì, ma sì. che cambia, tu sai. Soltanto, soltanto perché nel posto dove le ordino c'ha dei gusti che mi piacciono. Ah, tipo okay. Hanno il salame di cervo la pinza. Ah, vedi? Quindi, però solo per quello. No, perché in teoria l'impasto è un po' diverso, Sì però... va bene. Non lo so. Stiamo, pare... a fa stiamo, stiamo a fare tutti i nerd dell'impasto. Avete... Ognuno di de noi, bendato un pezzo di pizza Beh. Un pezzo di pinza, voglio vedere chi la riconosce. No, infatti, infatti, pinza, pinza per me è fake, uh, fake news. 5 ore, mi ha, detto. mi ha fatto il segnale, ci cioè avete ancora 5 Abbiamo ore ancora 5 tempo. ore, da paura. Io so, quando fanno così se, mo, mo serviscono alle re. ore, ho capito questo nel mestiere. E, va bene, allora, se voi avete domande, non ce l'ha mai nessuno, l'ho chiesto così perché, perché zero anche? domande. Ma, ma loro, nemmeno io al posto non lo loro farei domande, qua per perché Sanremo. sto a a bere una birra, ah, ma perché mi me devo scordato. ingaggiare? Che? Eh no, vabbè, madonna santa, che ieri mi ha chiamato mia zia... Ah. Scusate, pensavo, pensavo mi dicendo... sono scordato una cosa di sì. tua no, no. mi ha mi chiamato pensavo. mia zia per dire: guarda, mi ha avanzato il sugo con le lo viene a prendere. Io ho detto: Sì, lo vengo a prendere domani. Mamma ha scritto: Che devi fare col sugo? <ride> eh. Mi sono scordato Mannaggia. perché ieri mi sono ubriacato per sbaglio e quindi ho rimosso tutto quanto, quello che... tutto quello che dovevo fare. E, no, allora ci sono altre domande rituali. Sì. di ah. Dittatore estero preferito. Ho detto estero, quindi non puoi dare la risposta. La risposta, lo che so, daremo lo so. Tutti. sono Non puoi dare la risposta giusta. Non cioè. posso, posso dare la vera risposta. Esatto. Allora, a me è sempre piaciuto Paul Pot. Certo. Vuoi... Perché mi fa molto ridere che un dittatore sanguinario che ha fatto un casino in Cambogia ci cioè, abbia comunque il nome di un pacchetto di patatine. A me sì. Questa cosa mi fa morire dalle sì. risate. Cioè, è proprio... Per questo, nient'altro. No, è un, ottimo motivo, è un ottimo motivo. Non esistono risposte sbagliate a questa domanda ho... perché sono tutte sbagliate. Oggi ho visto una, una, un montaggio che è stato fatto sulla canzone del, del rappresentante di Lista, mm. eh, però montata su dei. Su una marcia di soldati nordcoreani <ride> che andavano a tempo benissimo. Quindi, comunque, la dittatura. Può dire tutto, però, comunque. Rappresentate l'Ista, il tour in Corea ce l'ha assicurato. Sì, cioè I dittatori, comunque, fanno delle coreografie bellissime Pazzesco. Noi ce ne sogniamo. Li puoi dire tutto, ma sono dei coreografi pazzi. Ah, la prima <ride> qualità di una dittatura. Le hanno inventate loro le coreografie, capito. in realtà. Le hanno inventate i dittatori. E poi i paesi liberi hanno fatto appropriazione culturale, ma sì, de sì. base <ride> un coreografo bravissimo. Le coreografie sono uno dei tanti prodotti che in realtà vengono dall'industria militare, poi prestato all'uso civile. Stupendo. Come la, i la binocoli, tacca. i cellulari, i computer e queste cose. Qua. Vedi. quante cose ci ha dato la guerra. Eh? <ride> Quante Vero, cose ci ha dato la dittatura? Quanti ricordi anche, quante Quanti memorie, ricordi, fatti, una quante cosa storie. Non sottovalutiamo il ruolo della guerra nella cultura nostra? No, perché comunque... ci mancherebbe altro. Anzi, sapete forse cosa serve a noi italiani, generazione debole? Una guerra. Una bella, una bella guerra. guerra. <ride> una bella e bella secondo guerra me gli avversari non facciamo. può che essere uno solo, l'Albania, no? No. <ride> San Marino, San Marino, San Marino, che così dovremmo vincere, così ci la riprendiamo perché, cioè, com'è possibile che c'è un posto in Italia che non è nostro? Sì, okay? sì, il villaggio di Alessandro, Io non vorrei parlare sempre delle solite cose che mi fate parlare a me, però ce ne sono due dei posti così, non è solo Vabbè, ma quello è, no, no. Invece è la, se quello, è... anzi, quello è l'ex padrone, quindi realtà... Esatto, ci prendiamo San Marino, ma ridiamo Roma al Papa, Madonna. <ride> facciamo questo patto esatto ridiamo Roma sì, noi diventiamo sì. sud ridiamo di... Roma a nord ci spingiamo non lo so fino a a Montesagro a sì. est a uh, Centocelle a sud arriviamo alla Montagnola no, un po' di più Laurentino. È Quello che diamo, che diamo al Papa? Sì. Eh, va bene. Però in cambio c'è da De San Marino. In cambio c'è da De San Marino. oppure sta Corsica. Ci siete mai stati a Ma sta Corsica? Ma Ma dici, ripiamo. come fanno, essere nostra? nostra era nostra? Era nostra? Fino all'anno prima della nascita De di Napoleone. Napoleone. Cioè, proprio vedi le, le cose, se no Il, sarebbe affari. stato italiano, no. Capito? Chissà se gli eredi di Napoleone ancora un po' stanno lì che. Dice. Vogliono. Cioè, tipo come i Savoia da noi. Secondo i Savoia stanno sempre lì a Pizzo. Ad aspettare che il populismo degeneri malissimo e dicono oh, comunque la monarchia, torniamo noi. Ma tra l'altro, vi ricordate che c'è stato, per tornare all'incipit di questa cosa, c'è stato il principe eh, di, di Savoia sì, che, sì, ha fatto, che è andato che ha fatto a San Sanremo con Pupo. Con Pupo. Madonna sì. sa che paese siamo incredibile, sì. Vabbè, ma, oh, anzi, che... Beh, ma... Ci stanno. I principi d'Inghilterra che vanno eh, con co co cioè... Epstein in, in aereo. Dici questo almeno la poca monarchia che abbiamo noi, rigiochiamocela nell'intrattenimento all'italiana. Sì, 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 anzi, giusto, che non sì, hanno giusto. ancora fatto qualche, cioè, non hanno fatto qualche cinepanettone, qualcosa. No, no, sì, ci sta, uh, lui, lui sta in un cinepanettone. Davvero? Non mi, sì, non mi ricordo quale. Uno con Ricky Memphis, ma recente: eh, Ricky brutti, Memphis. sì, ti giuro, bruttissimo dove ci sta Tipo Ricky Memphis e la moglie che sono questi due poveracci, diciamo, comunque sia del, del, del popolo che vanno in vacanza a Cortina o non mi ricordo quale qual altro posto. Col Senti Cugini. quanta suspense sulla trama del cinepanettone, fai conto? Col fratello della moglie di Ricky Memphis che invece è in arricchito, e quindi fa tutto il matto dove porto io, pago tutto io. E poi invece Ricky Memphis e la moglie incontrano eh, sempre per, cioè, tipo, prima Simona Ventura li invita a una festa, e poi il principe li invita un'altra festa. Quindi loro è ecco, questo riscatto del um, Ricky Memphis, tra l'altro, scopato nel 2013, eh, sì, 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 non mi ha mai più risposto su Whatsapp, per fortuna. Fortuna che non ci abbiamo più il re, ma ci abbiamo Mattarella. Esatto, Comunque. il nostro sovrano. Il Toro Sergio, Madonna. Poraccio, poraccio. Però vabbè dai... Ha appena fatto il trasloco. Noi, noi siamo... Comunque, Comunque... Adesso è uscito l'articolo sull'agente immobiliare che ha detto veramente aveva versato la caparra. Ah, sì, eh, sì, eh, sì, no, sì, no, sì mi... ma l'hanno mandato, ma mandato un po' di persone. È la Comunque ci ha dato già la caparra, farite. Comunque è eh, la... sostenuta, guarda. No, l'hanno sicuramente già detto in tanti, ma ribadisco... Se non ci riesce una Mattarella in pensione, ma che cazzo di speranze sì, ci abbiamo veramente. noi? Ma no. Tra l'altro, abbiamo dato una fake news l'altra volta perché abbiamo detto Mattarella e peraltro c'ha 80 anni, invece ce n'ha 82. Quindi periodo... Come Iva Zanicchi. Come veramente Iva, Zan... iva no. Zanicchi? sta a fare. Fa... So 82, 82 anni. 82 è una cazzo di tigre. Mamma mia. Sera, ieri, la sera da cover c'ha una canna, porca miseria, è una cosa incredibile, mentre ci stavano Loredana Bertè. E Achille Lauro che cantavano, Sei bellissima. Achille Lauro sembrava che stava sotto cloroformio e Laura Bertè sembrava che fosse accidentalmente legata a una macchina che andava sull'autostrada <ride> e cercava di svegliare. Invece, Iva Zanicchi, una cosa proprio fantastica, quella secondo me. Sì. Ste sere durante Sanremo. Ha puntato il pischello quello che viene da TikTok, Matteo Romano. Eh, ha detto io. Secondo questo, me prima di mollare Sanremo, questi due scopi. Io questo me lo bombo. E poi lei viene da una generazione che non, non accetta no come risposta. No, esatto. Cioè, se sei una donna di 82 anni, eh, cioè, eh, ti prendi ciò che pensi sia tuo di diritto. E io penso un, un che il giovane lei... ragazzo...

Immagina l'after sex sull'Instagram sul TikTok di Matteo Romano la foto con iva, Zanicchi con iva Zanicchi a Sanremo che se sta fumando una sigaretta gli dice Matteo hai fatto schifo proprio come pensavo eh? <ride> <ride> Tra l'altro eh, Ivazzanicchi Zanicchi che dovrebbe venire ospite a Tintoria il mese prossimo per lei dobbiamo saltare la rubrica cagare in discoteca perché. <ride> Credo che tutti conosciamo cosa? Sì, sì, pare sia che ti, ti potrebbe dire: ma guarda, io in realtà una cosa la facevo tant'è che volevo proporla come format, però la puntata a zero. <ride> non andò come previsto. Bellissimo. Forse beh, la rubrica iva, deve diventare Bianzani, grande donna di centrodestra, comunque. Sì, sì, questo. beh, lei se c'è una donna di centrodestra in Italia, esatto. quella è che è la Meloni più che altro. Beh, no, Meloni centrodestra più destra, non so se è centro destra o destra. Vabbè, lo... Giorgia, quando vuoi tintoria a casa tua. Casa tua. Fra poco è presidente del consiglio, no, no, mi pare fa... che non viene. Eh, ma guarda, per chiudere la campagna elettorale, viene qua e le facciamo andare col Sono cuore chi, oltre che, lo stato. Ma può rispondere lei a <ride> dittatore. Dittatore preferito. estero preferito, direbbe tipo allora. Hitler, no, perché ha copiato Mussolini e basta, <ride> comunque no se, non ha... si è inventato niente. Non perché ha copiato. Papà! No, ma perché. Esatto. Eh, non lo so, non lo so chi potrebbe dire. Forse ha sorpresa Stalin perché, comunque, era schierato. Sai le cose <ride> i fascisti che comunque rispettano quelli schierati. Comunque, era uno schierato eh, onore a lui, coerente. <ride> sì, sì, era, era coerente, aveva cioè un sacco di mentalità. <ride> Joseph La, c'ha l'atteggiamento giusto, esatto, esatto. Non aveva paura di posizionarsi. E, va bene, forse è ora. For, forse chiuderemo. È, è ora. E allora esatto io, sì. eh, ringrazio. Daniele Fabri per cui chiedo un altro applauso. Grazie a voi, grazie a te, grazie, grazie a, Stefano. a Stefano. Grazie Stefano. Grazie al mondo. Facci sapere com'è il sugo delle spuntature. Vediamo com'è il sugo del spuntature che a questo punto vado a prendere domani e me lo mangio a pranzo. E se volete, qua adesso ci sta a Sanremo, se no ve lo andate a vedere a casa. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao.